Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Anime e Manga Ita. Berto ha conquistato il mondo! Noi siamo qui per un Anime e Manga Ita più pulito! Io sono il Berto mascherato! Dani, ma che cazzo stai facendo? Non avevo voglia di fare la pasta, sai com'è? Sì, muoviti, vai! Ciao! Possiamo partire veramente. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Anime Manga Ita. Sono Kusanagi e oggi parleremo di Il Giardino delle Parole, anche conosciuto in giapponese come Kotonoha no Niwa. Il Giardino delle Parole è un film del 2013, un mediometraggio per essere più precisi, di Makoto Shinkai. Shinkai è uno degli autori e registi più famosi degli ultimi tempi sicuramente. Lo conoscete sicuramente per 5 cm al secondo, che è acclamato dalla critica e dal pubblico come la sua opera più importante e più famosa, ma secondo me non è di certo la sua migliore. Shinkai solitamente nei suoi film tratta spesso e volentieri di rapporti sentimentali a distanza, ma recentemente con La Carta prima e con quest'altro film poi ha deciso di abbandonare la tematica per sposare qualcosa di diverso. In Agatha ha provato un approccio al fantasy miyazakiano, secondo me fallendo miseramente. Qui invece ha deciso di sposare una relazione abbastanza diversa, ovvero quella tra due persone con differenti età. La trama è infatti molto semplice. Abbiamo uno studente di 17 anni con la passione delle scarpe, del modellare scarpe, che vorrebbe finire a fare il calzolaio, e una, potremmo dire, donna di 30 anni la cui identità ci verrà svelata solo successivamente, che si incontrano in un parco solo nei giorni di pioggia. Questi nuovi incontri partono prima come qualcosa di casuale, poi come qualcosa di sempre più voluto, fino a portare a qualcosa di evidente ai nostri occhi, ovvero un amore. Ora, Shinkai non è certo il migliore degli scrittori e non è certo il migliore degli sceneggiatori. Ha molti problemi a livello di sceneggiatura e di solito cerca di mascherarli con la splendida veste grafica con cui ammanta i suoi lavori. Però c'è da dire che qui ha fatto un lavoro di costruzione sicuramente migliore di quanto possa io ricordarmi abbia fatto in altri lavori, come ad esempio Nella voce delle stelle o in 50 cm per secondo. I suoi personaggi sono molto più reali, sono molto più empatici e si riesce a entrare molto più semplicemente nella psicologia dei due. Sono costruiti sicuramente meglio di come lui è abituato a fare e i pochi dialoghi, le poche battute vere e concrete che ci sono molto efficaci per delineare il rapporto che si crea tra i due e tra gli altri anche personaggi, tanti pochi personaggi che ci sono all'interno della pellicola. Uno dei problemi sempre più maggiori di Shinkai è però la gestione a livello narrativo. E qui questa cosa si fa sentire in maniera molto grave, perché il ritmo non viene tenuto sempre con costanza, ci sono degli intramezzi con solo la musica di sottofondo che servono a tagliare un po' di storia, a comprimere di più quello che non riesce a raccontare in 40 minuti di film. Il Giardino delle Parole però non sembra un film compresso, non sembra un film tagliato, bensì un film che nei suoi 40 minuti riesce ad esprimere perfettamente quello che Shinkai voleva esprimere, ovvero l'amore. L'amore che va oltre ogni barriera, l'amore che va oltre ogni concezione e oltre ogni età. Non è un film alla scusa ma ti voglio sposare o alla scusa ma ti chiamo amore, che sono veramente ignobili. Qui la tematica dell'amore tra due persone che si passano l'età di molti anni viene trattata con molto più delicatezza e sensibilità. L'obiettivo non viene mai messo sul fatto che i due abbiano due età completamente differenti. Non si cerca mai di centrare quel punto in maniera ossessiva come altre pellicole cercano di fare, proprio per far vedere che sono aperti mentalmente e che vogliono favorire questo tipo di unioni. No, qui la cosa è molto più naturale, molto più delicata, come se i due non avessero differenze d'età, come se l'amore dei due fosse giustificato semplicemente dal fatto che si amano. E la cosa più bella, la cosa più sottile, sensibile e delicata della pellicola è che questo amore non viene mai a galla fino al finale. Noi siamo consci del fatto che i due si amino, noi siamo perfettamente consapevoli, ma c'è sempre quel velo
di discretezza a coprire questa unione, coprire questa relazione. Shinkai è una narrazione graziosa, molto delicata, che riesce a tenere la pellicola su buon livello, anche se non così coinvolgente e non così perfetta. Purtroppo al Giardino delle Paole, a livello di narrazione e di sceneggiatura, ha tanti problemi. Il primo di questi è il fatto che i personaggi, per quanto abbiano una buona caratterizzazione, sono sempre mantenuti superficiali e non danno interazioni con altri personaggi, a meno di due o tre amici del nostro protagonista. Queste relazioni però non sono approfondite, in quanto credo che Shinkai non le ritenesse necessarie allo svilupparsi dell'opera, anche se avrei preferito sinceramente, personalmente, vedere un po' di più il rapporto con il fratello, che sembra veramente centrale, e il rapporto con alcuni amici, in quanto questo viene a creare qualche discrepanza a livello narrativo. Non si capisce bene il ruolo che il ragazzo abbia e perché voglia così morbosamente tentare di fare qualcosa di diverso. Questo proprio ad un livello oggettivo è una grave mancanza dell'opera, che, dovendo sfruttare il poco minutaggio a sua disposizione, cerca di concentrarsi moltissimo sul rapporto che lega i due. Questo però, come conseguenza, ha il fatto che il finale sia molto buttato lì, in un certo senso. C'è una spiegazione di fondo e c'è il fatto che possiamo essere quasi sicuri che sia un finale lieto fine. Però c'è la solita cosa di Shinkai, che arrivi al finale e dici: e quindi? Che succede? Che si è risolto? Si torna sempre al punto di partenza, non c'è mai una risoluzione totale. I finali di Shinkai sono sempre la stessa cosa. Si arriva alla fine, che non succede mai niente, si torna sempre al punto di partenza. E allora che l'abbiamo visto a fare il film? Questa è seriamente una cosa di cui, in un certo senso, arrabbiarsi con Shinkai, che sputtana sempre i suoi finali buttandoli così, anche se a livello grafico, a livello visivo, a livello registico, sono sicuramente molto gradevoli da vedere, perché utilizza delle inquadrature finali che sono molto buone e che danno anche quel senso di delicatezza e grazia che non guasta mai. E in una pellicola basata sul romanticismo, e quindi una pellicola sentimentale, questa cosa è sicuramente favorevole. Però il fatto di farlo finire sempre con quel po' di pessimismo cosmico che caratterizza ogni pellicola di Shinkai è sempre una cosa negativa, in quanto non riesce mai Shinkai a mettersi in pace con se stesso e a trattare i due personaggi come meritano e come viene sviluppato l'intera pellicola. Infatti lo sviluppo quasi non si collega con il finale, c'è un po' questa forzatura di mettere il finale così. Però per il resto è una pellicola che tratta sicuramente bene l'amore e tutte le sue tematiche. Riesce a sviluppare ottimamente il rapporto che lega i due protagonisti e a trasmetterci perfettamente quella sensazione di feel e di dramma non forzato che Shinkai di solito invece forzava abbastanza. Per quanto riguarda l'apparato tecnico, alla Comics Wave e a Shinkai in generale non gli si può dire niente. Per quanto non sia un regista, secondo me, esagerato, non sia tra i migliori, è comunque bravo a tenere il ritmo e bravo a dare alla pellicola la svolta che lui vuole dargli. Per quanto abbia un po' questa regia da videoclip che si denota specialmente nelle scene in cui decide di lasciare soltanto Lost e di non far parlare i suoi protagonisti, ha anche delle scelte di inquadratura molto interessanti, che riescono spesso e volentieri ad enfatizzare il momento o a concentrare l'attenzione dello spettatore su quel particolare, su quel dettaglio. E il fatto che la cura tecnica, la cura a livello di animazione, a livello visivo sia pazzesca, anche grazie all'utilizzo della computer grafica davvero superlativo per una casa di produzione giapponese, riesce ad enfatizzare ancora di più alcune scene. Ci sono delle inquadrature veramente spettacolari, come una inquadratura finale veramente mozzafiato, tutta la corsa finale gestita con la camera 3D anche alla fine, con l'allontanamento di campo. Ci sono delle cose molto interessanti che lui sa utilizzare molto bene, anche grazie al fatto che lui sa utilizzare molto bene gli effetti visivi e gli effetti 3D. A livello di ambiente, di ambientazione, a livello di sfruttamento delle risorse di computer grafica,
è stato fatto un lavoro veramente eccezionale, come poi per quasi ogni lavoro di Shinkai. Abbiamo proprio una perfezione visiva che è veramente spaventosa e che però in un certo senso pregiudica la durata dei film di Shinkai, a mio parere. È come se non facesse mai un film lungo, sia perché non riesce a gestirlo a livello di sceneggiatura, ma anche perché vuole mantenere il livello tecnico della pellicola su livelli veramente esagerati. Quindi a livello visivo è veramente una delle cose più belle che si possa vedere a livello di animazione di questi tempi. E in un certo senso l'ha visto anche solo per quello. Quindi il video si finisce qui. Il Giardino delle Parole è un film per me sicuramente meritevole di visione e che a livello oggettivo ha molti pregi ma anche molti difetti, perché non riesce a gestire con sapienza il carattere dei personaggi, pur essendo un carattere buono, e non gli fa interagire con quello che ci sta a circostanza, non sviluppa bene le storie dei due, però riesce sicuramente a creare un connubio nella relazione tra i nostri due protagonisti che è veramente molto strappalacrime, veramente molto bello per uno che si commuove facilmente per un romanticone come me. Quindi è una pellicola veramente bella, ha molti difetti, l'ho già detto, però per chi vuole qualcosa di sentimentale, di molto bello, è sicuramente l'ideale per me. Questo video è dedicato alla persona con cui ultimamente l'ho rivisto, la persona che mi ha fatto godere veramente, ovvero Alex. E su Danilo che apre la porta chiudiamo il video. Bye bye.